Io sono rimasto deluso. Non... Perché? Perché nel cuore del problema c'erano tante cose da risolvere e non sono state risolte. È caduto tutto. Beh, secondo me se mi hai dato il pacco di Natale non piacevole. Certo che se Renzi pensa che su 10 persone 6 hanno detto di no, qualche motivo c'è stato. A prescindere se il no o il sì, ognuno ha fatto politica, ha fatto pubblicità per conto suo. Però la gente tutto sommato non è ai tempi di quando c'era anni 60 che c'era piuttosto ignoranza. Quindi la gente si è andata a cercare su internet, ha visto i giochetti. E quindi secondo me Renzi si è fatto solo un autogol, mi dispiace per lui, io quello che ho votato. Dell'esito sono molto favorevole, molto soddisfattissimo. Per me bene, perché tanti chi sale mangiano tutti. Male, per me male. Perché io ho votato sì, perciò volevo cambiare. Non mi fido di quelli, tutti fascisti. Sono straconvinta e contenta che abbia vinto il no. Adesso però nuove elezioni o nuovo Presidente del Consiglio? Guardi, il mio no è stato semplice. È stato molto semplice. Secondo me non è giusto che un Presidente del Consiglio che non è stato eletto democraticamente dai cittadini tocchi la Costituzione. Adesso speriamo che usino la testa tutti e facciano il bene dell'Italia. Però il mio no è stato per questo.